Mister, è arrivata la quarta sconfitta stagionale per il Teramo, un primo tempo dove il Teramo ha avuto magari le migliori occasioni, il secondo tempo subito il gol, l'uomo in meno per i biancorossi, poi il gol paradossalmente in inferiorità numerica, poi però il contropiedi della Recanatese, sono arrivati i gol. Più che contropiede abbiamo preso un gol a difesa piazzata, il secondo gol loro è arrivato a difesa piazzata, purtroppo abbiamo sofferto troppo sulle fasce e niente, ogni volta eravamo saltati puntualmente sulle fasce. Chiaramente siamo andati in difficoltà là, poi ripeto, oggi non ho visto un bel Teramo su tutti i punti di vista, qualche volta imprecisi anche sotto gol, sotto rete, alla fine potevamo, avendo perso un uomo dovevamo cercare di rimettere la partita, ci eravamo riusciti, non ho avuto neanche tempo di fare il cambio perché abbiamo preso quel gol là e chiaramente... Quando prendi un gol così a difesa schierata, ti fai saltare due uomini sulla fascia, mettono in mezzo e calciano a rete, è chiaro che c'è qualcosa che non va. È una difesa, è una sconfitta brutta che fa male, dobbiamo guardarci un attimino dentro tutti quanti perché oggi non mi è sembrato il Teramo primo in classifica, insomma. C'è una nota positiva, il rientro di Bolza, un giocatore che potrà essere importante. Sì, sicuramente, ma abbiamo fuori tanti giocatori, oggi mancavano 5 giocatori, di cui 4 titolari. È chiaro che si comincia a sentire, però non dobbiamo prendere scuse, non dobbiamo assolutamente prendere scuse, a cominciare dall'allenatore, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità, dall'allenatore al giocatore, alla società e a tutti quanti, perché sicuramente oggi è un Teramo che non mi è piaciuto su diversi punti di vista. Mister, per la Recanatese sono 3 punti d'oro, importanti, meritati però. Sì, no, importanti, meritati, ho detto strameritati perché abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra che è il Teramo. Siamo stati più bravi a non dargli, a non concedergli spazi, occasioni da gol, a parte in una situazione o due, però ci sta. Siamo stati bravi perché tatticamente abbiamo fatto una partita... Non dico perfetta perché il perfetto non c'è, ma quasi perfetta perché contro una grande squadra come il Teramo o giochi in una maniera o se no fai fatica a tirare fuori non solo i 3 punti ma anche il punto. Perciò direi che oggi la squadra ha fatto il massimo, ha dato il massimo e adesso andiamo avanti. Intanto ho detto ai colleghi, noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo salvezza e poi se sarà qualcosa di più, tanto meglio. Ci andremo a divertire. Da quando c'è lei in panchina comunque la Recanatese ha cambiato marcia. Mi auspicavo questo perché se non avesse cambiato marcia saremmo anche nei bassi fondi della classifica. Sono contento di questo, ma il merito è di una società che comunque ti lascia lavorare tranquillo e di un gruppo che comunque si sacrifica durante la settimana e così siamo riusciti a prendere questi punti importanti per risollevarci da una classifica che non andava bene. Nel girone di ritorno ha visto sia il Rimini, avete pareggiato a Romeo Neri e battuto il Teramo oggi. Tra le due formazioni ci metto anche il Sant'Arcangelo, visto che si è rifatto sotto. Il Sant'Arcangelo con noi ha fatto una buona partita, gioca a memoria, è una buona squadra, è un calcio bello, notevole. Il Rimini non lo considero perché abbiamo giocato in un campo impraticabile, perciò la forza non saprei dirtelo. Il Teramo oggi magari è incappato in una grande giornata della Recanatese e in una giornata meno brillante della loro. Però direi che il Teramo è una squadra forte che sicuramente fino alla fine la lotta comunque si allarga perché la Sant'Arcangiolese secondo me darà il filo da torcere. Però il Teramo è una squadra forte. Adesso al di là che oggi abbia perso qui, però avrà tempo di rifarsi, non è un problema, credo, una sconfitta.